Ciao a tutte ragazze, allora vi avevo detto che appena mi sarebbero arrivati i pennelli della Florian Plant 8 avrei fatto un video. Questa non è una review perché comunque mi sono arrivati i pennelli stamattina, quindi non ho avuto neanche il tempo di provarli, quindi vi dirò un po' come sono i pennelli nei prossimi video, e per il momento vi faccio vedere la confezione, come mi è arrivata e ogni singolo pennello a che cosa serve. E quindi questo video lo farò soprattutto su questo. Poi per il resto vi posso dire che i pennelli li ho ordinati sul loro sito, sul sito proprio www.frolin38, non mi ricordo se è .com, sicuramente sarà .com, e vi mando comunque il link qua sotto nelle box informazioni. E poi niente, volevo dirvi che ho fatto questa spedizione il 9 di dicembre e quindi mi sono arrivati oggi, che siamo al 2 di gennaio. Ci ha messo un bel po' di tempo perché all'inizio mi avevano detto che ci avrebbero messo 6 giorni lavorativi, quindi pensavo, io l'ho mandato il 9 e mi arriva per Natale. Invece non è stato così, e dopo successivamente mi hanno mandato un altro messaggio, sempre di posta elettronica, e mi hanno detto che sarebbero arrivati 15 giorni, 25 giorni lavorativi. Il che mi ha fatto un pochettino, non dico incavolare, però mi ha fatto un pochettino irritare, perché comunque io li avevo ordinati per farmi un regalo di Natale. Vabbè, a quel punto ho detto aspettiamo. Mi sono arrivati oggi che è 2 gennaio, quindi sono passati quasi un mese passato che li ho ordinati. Infatti sono rimasta un po' così perché ho ordinato tante altre cose, vengono dall'Inghilterra, però ci hanno messo veramente troppo tempo secondo me. Comunque la confezione è questa. Allora, io ho preso il set da 25 pennelli e sono quelli praticamente rossi. So che molte persone magari mi diranno, ci saranno pareri contrastanti di molte persone che si trovano meglio con gli altri di un altro colore. Mi pare che ci siano neri, sì, con il manico nero mi ricordo, gli altri mi ricordo benissimo. Comunque so che ci saranno pareri contrastanti, magari molte persone mi diranno che ho fatto una scelta, non ho fatto una buona scelta prendendo gli altri, invece mi diranno che sono stata fortunata, diciamo, a scegliere questi. Niente, io spero di fare una review molto presto dove spiegherò un pochettino come mi trovo con i pennelli, anche perché sono 25, sono abbastanza, soprattutto sono pennelli professionali, e poi magari molte persone sono dell'idea che è meglio prendere i pennelli singolarmente, ovviamente prendo quelli MAC, quelli Kiko, pennelli in generale sono abbastanza costosi. Quindi vi dirò come mi trovo appena li proverò. E poi un'altra cosa che volevo dirvi è della spedizione. Le spedizioni sono veramente minime, sono qualcosa come 2 o 3 sterline, una cosa del genere, e in tutto mi è venuto 20,90 euro, quindi praticamente potete pagare, secondo me, il modo più conveniente per pagare questi pennelli, comunque sul sito della Florian 38 in generale, su quasi tutti i siti, è meglio pagare con la PayPal. Se avete la PayPal, se non l'avete, fatela, perché secondo me è essenziale fare la PayPal per comprare su internet, perché vi conviene, spendete molto meno ed è veramente veloce la cosa. Entro 2 secondi avete fatto il vostro acquisto. Allora, eccoci qua. Praticamente la confezione si presenta così, ve la faccio vedere, è molto molto bella. Adesso vi faccio vedere bene, ecco qua, si presenta così. Allora, adesso vi farò vedere uno per uno i pennelli. E lì sono questi. Sono veramente tanti e sembrano anche morbidissimi per primo impatto. Iniziamo dal primo. Questo praticamente è il classico pennello a ventaglio da blush, che si può anche, può essere anche usato per gli eccessi di trucco, sapete, quando fate lo smokey eyes o quando usate dei colori scuri come il nero, che avete dei residui sotto, direttamente sotto l'occhio, anche di brillantini, serve per spazzare via tutti i residui. Ed è appunto il classico pennello a ventaglio, ho detto anche triangolare, e per il blush si può usare per fare il contorno del viso. Ed sono tutti comunque plastificati, hanno il nome qua, Florian 38, eccolo qui, scusate per lo smalto ma sta andando via, e praticamente sì, eccolo qua, Florian 38, e sono tutti praticamente ben plastificati, con questa, sono ricoperti da questa plastica appunto per far sì che il pennello non perda la sua forma. E questo era il primo pennello. Il secondo pennello è questo qui,
Praticamente è un pennello da borsetta, si apre ed è un pennello da borsetta per le labbra. Eccolo qua. Questo ha già le setole. Aspettate, ve lo faccio vedere anche dallo specchio. Ha già le setole più morbide, ecco qua. Praticamente è molto molto elastico. Spero riuscite a vederlo bene. Oddio, sì. Praticamente niente, questo è un pennello da labbra per molto piccolo, da borsetta, molto carino anche. Il terzo pennello invece è un pennello più grande che serve appunto per come pennello da cipria, ma uno lo può usare anche come pennello da blush o da terra. Un tantino più piccolo dell'altro che era un pennello da cipria ed è questo un pennello da terra. Il quinto pennello, che è questo qui, è proprio il pennello da blush. Quindi, questo ha sempre le setole, hanno tutti le setole molto morbide, volevo farvi notare. Non so se riuscite a vedere bene, è un pochettino buio. Praticamente hanno le setole morbidissime, per il momento non stanno perdendo peli, vi farò sapere se ne perderanno o meno. E praticamente nulla, questo è un pennello da blush. Poi ovviamente dipende anche da voi, perché questo è un pennello che vi faccio vedere l'esempio. Non lo so, se avete un pennello da blush, per appunto per metterlo qui nelle guance, ma se voi volete potete anche prendere un pennello un pochettino più grande e usarlo sempre per blush, tipo il pennello un pochettino più grande se avete gli zigomi un pochettino più grandi, cioè le guance un pochettino più grandi, dipende anche dal vostro viso. Io per esempio ho il viso piccolo, però come vedete ho molte guance. E con i pennelli così piccoli non mi trovo molto bene per il blush, perché per il blush appunto, perché così si concentra solo qua, molte volte non riesco a spargerlo bene. Invece mi servono dei pennelli un pochettino più grandi, come appunto questo, farlo vedere bene, e praticamente riesco a fare più movimenti circolari, a distribuire di più il prodotto. Quindi dipende molto spesso dal vostro viso anche. Invece è il tipico pennello angolato ed è sempre un pennello da blush. Poi andando avanti troviamo un pennello, che è questo qui, da fondotinta. Praticamente io mi ritrovo bene perché ne avevo già uno, eccolo qua. L'ho già provato e mi ci trovo molto bene per applicare il fondotinta in crema, o comunque quello che non sia troppo, che non sia in polvere. Lo uso molto spesso e mi ci trovo abbastanza bene, anche perché applica bene il prodotto appunto facendo questo movimento. Questo qui, che è un pennello sempre a ventaglio, e a parer mio diciamo che serve soprattutto per eliminare gli eccessi di trucco qua sotto, e volendo anche per mettere una piccola dose di blush così. Per gli occhi, l'ombretto, c'è questo pennello qui che serve per applicare l'ombretto, eccolo qua, sempre molto belli, li sto toccando bene bene, sono molto molto morbidi questi. Questi quattro pennelli qua, eccoli qui, ve li faccio vedere bene, sempre tutti plastificati rigorosamente per appunto proteggerli anche nella spedizione. Poi andando avanti troviamo un pennello che sembra il tipico pennello a penna, come vedete, eccolo qua. Però praticamente assomiglia molto a quello che ho io della Essence, eccoli qua, guardate, sono molto simili, però io lo userò sicuramente come sfumino, ovviamente per sfumare o la matita o l'ombretto, però noto già che sta perdendo peli, quindi guardate, se riuscite a vedere, sì, sta già perdendo peli questo. Il che non è molto bello, guardate, non so se riesco a farlo vedere, ma c'è già un pelo, ho tolto, sì, sta già perdendo peli. Peccato, perché questo qui, contavo molto su questo. Comunque vi farò sapere anche come va con questo, perché io conto di usarlo come pennello proprio per sfumatura, per sfumare bene l'ombretto. Davanti sempre troviamo pennello, sempre da... per applicare l'ombretto, eccolo qui. E poi ce ne sono altri, i prossimi
i prossimi quattro, che sono sempre pennelli per ombretto. Eccoli qua, adesso ve li faccio vedere bene. Oltre a quello che vi ho fatto vedere, questi, iniziamo con i pennelli a lingua di gatto, che sono sempre per essere più precisi nell'applicare l'ombretto. Conto che i miei trucchi non erano, diciamo, così perfetti anche per quanto riguarda i pennelli, perché non erano abbastanza adeguati al trucco e magari sbagliavo anch'io qualcosa, e grazie a questi pennelli spero anche di migliorare, soprattutto per questo, comunque per migliorarmi e anche per sperimentare nuovi trucchi e nuove tecniche di trucco. Allora, andando avanti, troviamo quest'altro pennello qui, eccolo qua, che è proprio il pennello per applicare il l'eyeliner, eccolo qui, con questo sarete precisissime. Vediamo questo, che è praticamente lo sfumino per sfumare l'ombretto, il tipico pennello sfumare l'ombretto, il proprio il pennello per applicare l'eyeliner, perché lo scorso che vi ho fatto vedere è soprattutto anche per applicare l'eyeliner normale o anche l'eyeliner in gel, e ha anche l'apposito, diciamo, involucro per tenerlo appunto dritto, il tipico pennello angolato da eyeliner, eccolo qua. Anche questo è molto rigido, il che è molto buono anche per applicare l'eyeliner, così sarete molto più precise. Poi vi faccio vedere appunto gli ultimi due pennelli. Il penultimo pennello è questo qui, che è il pennello per applicare il mascara. Questo è un pennello sempre non troppo rigido, perché si può anche incurvare appunto per fare le ciglia ancora più curve. Poi l'ultimo pennello che vi faccio vedere appunto del set è questo qui, pennello da sopracciglia. Praticamente c'è il pettinino che serve per pettinare le sopracciglia, e poi anche da questa parte, che sento che è molto molto duro, il che è molto buono anche per pettinare bene le sopracciglia. Ragazze, questi erano i 25 pennelli del set, sicuramente vi farò sapere come mi sono trovata appena li proverò tutti, vi farò una bella review di questi pennelli e soprattutto anche nei video li userò, così vi farò vedere proprio come funzionano, se ne vale la pena prenderli. Io sinceramente spero di sì, perché la maggior parte delle persone me ne ha parlato molto bene di questi pennelli e mi sono fiondata praticamente a prenderli, anche perché, se non vi ricordate bene, avevo già fatto una scorso video dove dicevo che volevo assolutamente un set di pennelli. Quindi finalmente mi sono decisa e me lo sono comprata. Questa è la confezione che vi arriverà a casa, fatta così, molto bella, perché secondo me anche per i viaggi va benissimo, per i viaggi lunghi lunghi va benissimo questa confezione. Quindi spero di avervi dato una mano in qualche modo, nel senso, magari qualcuno aveva comprato il set e non sapeva bene a che cosa servono tutti i pennelli. Ovviamente, se ho sbagliato qualche cosa dei pennelli, ditemelo subito, perché io mi sono informata su tutti i pennelli, per non dire, diciamo, cavolate, mi sono informata sulle proprietà, le caratteristiche di tutti i pennelli. Ditemelo se magari ho sbagliato qualcosina. Adesso vi mando un bacione e al prossimo video. Un bacio, ragazze. Mi stavo dimenticando, volevo anche augurarvi a tutte buon anno, ovviamente. Spero tanto che quest'anno per voi sia un anno bellissimo, migliore del precedente, e vi auguro tanta felicità e tanta gioia. Vi mando un bacione, ragazze.